Coriandoli e dolciumi, ma soprattutto maschere e carri artigianali. Erano 3 anni che il paese di Villa Fastigi attendeva con ansia questo momento. Dopo l'ultima edizione apparsa nel 2019, il quartiere pesarese torna domenica 26 febbraio a colorarsi di festa ed entusiasmo con un appuntamento ormai diventato tradizione. Il carnevale di Villa Fastigi ha origine negli anni 80, con numerosi collaboratori che nel tempo sono entrati a far parte del comitato della carnevalesca, che raggruppa ad oggi circa 15 compaesani, ma che per il successo finale della manifestazione godono anche del sostegno sia fisico di una cinquantina di persone che economico da parte di abitanti e attività commerciali. Andiamo avanti con le offerte e l'aiuto che ci dà un po' il comune, un po' il quartiere, queste cose qui, e gli sponsor, i sostenitori più che sponsor, i negozi, perché non hanno bisogno tanto nel paese, però ci aiutano comunque. La sfilata del carnevale di Villa Fastigi partirà alle 15 da via Fratelli Cervi, per poi proseguire per tutto il paese compiendo il giro ben 2 volte. A prendersi la scena saranno il trenino dei bambini della scuola materna, 2 carri ospitati e 4 carri allegorici pitturati e decorati per l'occasione, dove ognuno raffigura una tematica diversa. Quest'anno i carri sono uno sulla primavera, uno è così un'idea nuova sul Babbo Natale. Il titolo sarà Semmarivet Lunghe, nel senso bucato. L'altro è sull'inquinamento, il caro petrolio, i temi attuali, quelli lì. E uno è sugli sport, su Di Pesaro, la musica. Sui carri sale chi lavora ai carri, i genitori, i figli, i nipoti, no? Noi vogliamo chi aiuta a preparare il carnevale può salire sui carri. Magari vengono non come noi che siamo patiti, veniamo magari tutte le settimane, anche se vengono qualche volta, però dopo il figlio può salire sul carro. Carri maestosi che verranno guardati dai pesaresi anche come una miniera d'oro di dolciumi, numerosi infatti quintali di cioccolatini e merendine già ordinati. Noi stiamo ordinando 5 quintali di caramelle ordinate. I boeri saranno 60 scatoloni di boeri. Patatine, un po' di tutto. Vediamo, cerchiamo di. Noi quello che raccogliamo spendiamo.